Mi sono informato, ma non è affatto conosciuto come uomo d'affari. Beh, diciamo che non è il tipo di persona a cui affiderei mia sorella. Però gli ha venduto le sue azioni dell'Arts. Gliele ho solo affidate. Gliele ricomprerò facendogli fare un piccolo guadagno. Lei conosce il signor Figg? Sì, certo che lo conosco. Dirige il servizio di sicurezza della Arts. Ho avuto una comunicazione proprio dal signor Figg. Qui risulta che il signor Tony Chu ha rapporti con la Giano e Giano Holding. Bastardo. Devo ricomprare quelle azioni. Solo se Chu vuole venderle. Deve venderle! Maledetto bastardo. E io che ci sono cascato. È andato a un casino di Macao. La cosa non mi meraviglia affatto. Ha perso molto. Anche questa non è una novità. La sua banca qui a Londra gli ha appena inviato 500.000 sterline. No. Un giocatore accanito come il signor Barkstone può perdere quella somma anche in una notte. Oh, d'accordo, mio cugino ha un debole per il gioco, ma questo è affar suo. Parlerò con lui questa sera. Ci penso io. Non sono d'accordo. Fa parte del contratto della nostra società provvedere alla sicurezza dei membri della famiglia Hart anche all'estero. E farli vincere a tutti i costi al casinò? No. Proteggerli nel caso in cui mettessero a rischio i vostri interessi. Sandy è nei guai? Non ne sono ancora sicuro. Mai sentito parlare di un certo Tony Chu? No. Mi risulta che intrattenga rapporti con Jonathan Ainsley. Non so in che modo. Ma la cosa è poco chiara. Questo Chu era un lenone, un piccolo delinquente. Il mio uomo a Hong Kong ha cominciato a controllare il signor Chu perché il signor Chu a sua volta controllava il signor Barkstone. Mi chiami il signor Barkstone, nel suo albergo a Hong Kong. Va bene, non importa. Perché no? Non conviene farlo per telefono. Il mio consiglio è di risolvere la questione personalmente. Forse tu penserai che non avevo il diritto di farlo, ma ho preso contatto con l'agente del signor Barkstone, il quale sembra che abbia venduto alcune sue azioni della Hearts a Tony Chu. No, non voglio partire, ma devo farlo. Sandy si è messo in un mucchio di guai. Va bene, dirò a Patrick che non verrai neanche questa volta. Senti, caro, capisco quello che prova, ma con te non sarà solo. Scusa, ma forse non capisci, la presenza di una madre è insostituibile. Lo so. Mi dispiace, caro, io... Sì, lo so che non lo fai apposta, come sempre. Ciao. Tutto bene? Benissimo.